pazza settimana di EICMA, una settimana in cui ci saranno tante novità, sicuramente tutte le nuove moto che arriveranno a EICMA, ma anche tante novità per il canale, non solo perché magari ci esce qualche collaborazione, ma perché arriva un nuovo mezzo. Oggi è venerdì 4 novembre e sto andando a Milano a vederlo per la prima volta. Alessandro è il proprietario attuale della forse mia nuova moto. Check sound c'è, però non spoileriamo ancora che moto è. Guido da in piedi così non vedete proprio la moto. Madonna, è divertentissima. È lei. Oggi sono non a Torino ma in un'altra città, vediamo se la indovinate. Magari chi è di qui sicuramente avrà riconosciuto qualche luogo, perché mi devo trasferire, quindi vado via da Torino, non so ancora bene le tempistiche, e molto probabilmente verrò in questa città in modo da capire se si può fare qualcosa. È veramente pazza sta settimana. È iniziato EICMA, come vi dicevo inizia EICMA e volevo vloggare sopra il monopattino, ma è una roba allucinante. 35 km orari di velocità massima su queste routine? No, anche no. Pronti per iniziare EICMA. Venire presto a EICMA, ragazzi, ha avuto i suoi vantaggi. Adesso sto facendo tutti gli shorts con la Insta360 X3, ma andiamo alla presentazione di Kawasaki e dopodiché appuntamenti. E anche questo. Dai! Ore 6:30 del mattino, ragazzi, e come potete vedere sono vestito da moto perché oggi è il grande giorno. Mercoledì, la settimana è ancora lunga, vado a ritirare la nuova moto. Alessandro, e ho firmato. È finita. Passate, è mia. Quindi Toto ha due moto. Oggi è giovedì e siamo a casa. Finalmente EICMA, il grosso l'abbiamo fatto, ma è arrivato il momento ovviamente di montare e mettere assieme tutte le clip. Sarà un lavorone perché sono tante clip, però oggi fortunatamente un po' di relax. Di pomeriggio devo fare un po' di commissioni, ma facciamo tutto con calma. Video che vedrete stasera stesso, giovedì alle 18, editato il giovedì mattina. 2-3 ore e dovrei aver fatto tutto. Bene ragazzi, oggi è l'11 novembre, siamo arrivati a venerdì e dietro c'è la nuova moto, infatti sono acchittato da moto, ma non ve la faccio vedere perché stiamo andando da Bugs4Eddy. Vi lascio il link al suo canale nella i in alto alla vostra destra e sarà sicuramente anche qui sotto nei commenti, perché stiamo andando a fare la reaction alla nuova moto e non solo, perché faremo una live in cui parleremo di EICMA, che ovviamente per voi che vedete questo video sarà già benché passata, ma eventualmente vi lascio il link per andarla a recuperare. Faticosissima questa settimana di EICMA. Siamo con Bugs4Eddy. Ciao. Lui fa principalmente pista, ma adesso ha iniziato un format che io apprezzo molto, che è quello sui piloti odiati. No, sui piloti che a me sono stati sulle palle. Perfetto, esatto. Andatelo a seguire, vi lascio il link nella descrizione. Adesso sono venuto a trovarlo, abbiamo già fatto la reaction alla nuova moto e adesso magari chiamiamo anche Buzz, che anche lui farà la reaction alla nuova moto, e poi facciamo una diretta, ancora non sappiamo su quale piattaforma. No, adesso lo rivediamo, esatto. Su EICMA. È lunga questa settimana di EICMA, io ve l'ho detto. E domani si ritorna ad EICMA. Domani vorrei fare un salto anch'io di qualche ora. Vediamo. Dai, ci organizziamo. Sabato 12 per me, ultimo giorno di fiera, ci vediamo con voi a EICMA, sia allo stand di Pandomoto sia allo stand di SV Motec. Spero di incontrarne tantissimi di voi che mi seguono. A tra pochissimo. Nel frattempo guardate quanta gente c'è, fa impressione vedere la differenza tra il martedì dedicato solo alla stampa e il sabato, assurdo. Ed eccoci di nuovo per l'ultima volta quest'anno a EICMA, allo stand di Pandomoto. L'aspetto tutti voi e siete già venuti a trovarmi in tantissimi, sarà sicuramente una bellissima giornata. Vengono a trovarmi anche da Torino Daniele e Salvatore da Torino. Alla grande! Alla grande!
tra una pausa e l'altra, mentre mi venite a trovare, vi faccio vedere una novità molto interessante di Pandomoto. Questo è un completo da turismo, è ancora un prototipo, ma sarà in vendita a partire dal prossimo anno. Ci sono i pantaloni e la giacca, che sono completamente impermeabili, e soprattutto guardate quanto è bello, perché ha un look che puoi indossare ed essere protetto in moto, ma soprattutto vai a cena fuori e nessuno ti identifica come un motociclista, perché ha un look molto urban, adatto a qualsiasi occasione. Davvero bello, questo lo voglio, anche perché con la nuova moto è azzeccatissimo. Spero proprio che si senta, ma sono allo stand SV Motec. Aspetto sempre voi, ci incontreremo, faremo qualche video, ma nel frattempo vi faccio vedere alcune delle moto esposte, perché ce ne sono di davvero interessanti. Questa è la Teneré World Ride, completamente kittata. Pensate, è ancora nuova e non ha ancora percorso nessun chilometro. Vi faccio vedere alcuni degli accessori di SV Motec, tra cui le maniglie, la borsa da serbatoio, borsa laterale con telaietto specifico, pedane sempre SV Motec e anche astina del cambio. Anche la leva freno e questa protezione sono di SV Motec. Guardate quanto è bella questa adventure fatta per conquistare il mondo. E la versione di Mucci, e guardate che tassello, questo sì che va fuori strada, mica come me. C'è poi la Desert X, secondo me una delle moto più belle e più azzeccate. Ho visto la prova di Buzz e mi attira molto come moto. Anche qui non mancano tantissimi accessori, come i tamponi forcella, la gabbia di protezione, abbiamo anche la protezione faro, sempre i paramani, borsa da serbatoio, leva e pedane. Queste tra l'altro potrei montarle anche sulla mia F900XR. Abbiamo questa protezione Carter, abbiamo anche i telaietti specifici e la borsa posteriore. Vedete che mi venite a trovare, siamo con Antonio, sempre presente. Secondo te che moto ho comprato? Io ti direi una bella Teneré 700. E quella là? Quella potrebbe essere la World Ride, potrebbe essere. Di fuori strada va in fuori strada, ma vedremo. Attendiamo con ansia. Domenica il reveal. Questo Egma è pieno di news, di people very important. Vi faccio una ripresa. Very important people con Fazer, Davier. Bip, io sono, non sono Bip. Chi è Bip? Bip. Oh, comunque facciamo ridere tutti con le magliette personalizzate. Ma questo è branding. È branding, quando moto questo. Ah, sì. Non è dottor Tu sei. Volevo, però. Io posso dire, strumentalizzo anche la figura femminile. Bravo, bravo. È andata via. Andata via. In giro a fare branding, vedi? Brava, così si fa. Va bene. Guarda, ma sabato lo odio perché c'è troppa gente, fa troppo caldo, e domani ancora più gente. Tu sarai domani. Io domani volo in Francia. Tutti e tre. Sì? Sì. No. Per fare il giretto, il test ride con... Vado al mare. Bello. Evento stampa. Minchia, in Francia al mare, hai capito che c'hai i soldi? A Saint-Tropez. Ma alla fine YouTube Italia vuole sapere una cosa. Alla fine... Hai litigato con Avete Vania? Litigato? Lo scoprirete nel prossimo video. Activate the campanella. Spoiler! E guardate chi si becca a ECMA. Ma questa è la nuova ZV1F. Okay. Il buon Blink. Quindi? Quindi, bella. Beh, ECMA è la fiera più bella, secondo me, dell'anno. ECMA è la fiera più bella dell'anno. Novità più bella? Questo. No, scherzo. Ma cosa dici? No, in realtà ho girato velocemente. Ah. Non ho visto grandi cose, più salutato amici. Bene, vai, è sempre... Tante moto elettriche però, Tante moto elettriche, sì, in realtà meno dell'anno scorso. Sì? Hanno prestato meno e ci sono più moto medie, più alla portata di tutti, quindi bella quest'anno ECMA. Poi noi non ci vedevamo da... Una vita, almeno 3 anni. Sì, era forse un evento di qualche... Cos'era? Era un evento privato. L'ultima volta che ci siamo visti non era una fiera. Genere. No, chissà. Dai. E niente, raga. Vedi che begli incontri che si fanno? Uscite, girate.
La settimana è finita, oggi siamo arrivati a mercoledì 16, scusatemi se le clip non erano sempre alla massima qualità, ma volevo un attimo portarvi con me su dietro le quinte di quella che è stata la mia settimana. Mi raccomando però, domenica alle 10, reveal della nuova moto. E se avete una piccola idea, beh, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ciao!